Il Gargano è più vicino al resto della Puglia grazie ad un treno di Ferrovie del Gargano che per la prima volta in via sperimentale è arrivato a Bari. È il primo passo verso l'istituzione di corse dirette da Peschici alla stazione del capoluogo regionale. Gianni Giannini, assessore trasporti Regione Puglia. Questo treno di oggi segna un primo passo verso una completa rivoluzione del sistema del trasporto in Puglia e si pensi che un treno parte da Rodi può arrivare a Santa Maria di Leuca o parte da Taranto e può arrivare a Rodi, e quindi c'è questa interscambiabilità di treni sui vari binari determina un incremento dell'offerta che ricuce, connette l'intera Puglia a differenza di quello che qualcuno sostiene circa l'esclusione di alcune aree pugliesi. Si tratterà di organizzare un sistema di trasporto integrato con un piano che riguarda il trasporto pubblico locale e l'altro che ha una valenza prevalentemente turistica. Il sogno di Emiliano è quello di collegare gli aeroporti di Foggia e di Bari al Gargano. Grazie al lavoro dell'assessore Giannini e delle Ferrovie del Gargano abbiamo oggi diciamo questo collegamento diretto tra il Gargano e la stazione di Bari. Questo aiuterà moltissimo il turismo, ma soprattutto la vita quotidiana, ne migliorerà la qualità e consentirà, diciamo, di abbreviare i tempi di percorrenza superando alcuni dei problemi che i residenti nell'area del Gargano da tanto tempo ci presentavano. Ovviamente si può fare ancora meglio e studieremo il modo per migliorare ancora questi collegamenti. Il mio sogno è quello di collegare direttamente sia l'aeroporto di Foggia che l'aeroporto di Bari con il Gargano. Intanto un altro convoglio partirà da Ischitella domenica 23 febbraio per portare i fedeli a Bari in vista dell'arrivo di Papa Francesco.